Buon pomeriggio ragazzi, oggi iniziamo la prima lezione di posturale su YouTube. E rispettiamo come da decreto tutte le disposizioni, ma vogliamo essere sempre con voi. Visto che in questo periodo c'è un forte carico che sentiamo tutti sulle spalle, faremo proprio una lezione incentrata su questo. Cerchiamo di scaricare questo carico che percepiamo, perlomeno gran parte di noi sentono. Allora, iniziamo piano piano a sgrullare le spalle. Ragazzi, già lo faccio, mentre lo faccio già sento i brividi su tutta la schiena. Andare le spalle, le braccia. E buttiamo fuori l'aria, espiriamo, cerchiamo di scaricare lo scaricabile. Aiutiamoci anche con le gambe, le braccia le lasciamo andare. Questo poi magari quando di rifarlo anche da sola a casa, cercate di farlo il tempo che sentite ne bisogno. Io adesso magari cerco di accelerare un pochettino per darvi un po' più di poter poi andare avanti. Bene, ci sgranchiamo, ci allunghiamo, sentiamo tutti, ci stiracchiamo proprio come se ci stiracchiassimo la mattina. Bene, poi piano piano iniziamo con la mano, ci aiutiamo, andiamo a sentire il nostro stato di tensione a livello muscolare, sentiamo soprattutto qui il trapezio, questa zona, l'andiamo a massaggiare e decontrarre volontariamente. Poi piano piano, quando sentiamo che la tensione va scemando, si riduce, passiamo proprio qui sulla spalla, sul deltoide. Sentiamo com'è la situazione, com'è la densità della muscolatura e poi piano piano scendiamo giù sul braccio. Logicamente questo passaggio sempre va percepito, ascoltato, il corpo va vissuto. E poi andiamo a fare la stessa cosa nell'altra parte, quindi andiamo a massaggiare, decontrarre il trapezio. Scendiamo verso la spalla, lì sotto c'è un bellissimo muscolo che si chiama deltoide, poi piano piano sentiamo qui, siamo sull'inserzione deltoidea e poi piano piano sentiamo il bicipite, il tricipite. E già facendo questi massaggi la tensione piano piano si riduce. Anche il polso, la mano, poi apriamo, chiudiamo le mani, circonduciamo i polsi. Estendiamo, flettiamo, andiamo a stiracchiarci, ad allungarci. Benissimo. Poi facciamo un bel respiro, un bel allungamento. Quando facciamo questi allungamenti non è un tanto fare questo, ma è proprio allungare, allungare, sentire come tutta la fascia laterale si detende ed è meraviglioso. Benissimo, e poi andiamo a aprire e chiudere. Adesso cerchiamo di ridurre la tensione dietro tra le scapole. Sentiamo un pochino dietro a destra e poi piano piano a sinistra. E là, benissimo. Poi andiamo ad aprire. Inspiriamo, prendiamo. Quando apriamo le braccia, non è tanto un iperestendere i lombi, cioè non è. Questo, ma è questo, cercare di aprire questo diametro, ok? Cercare di aprire la gabbia toracica per stirare anche i pettorali, perché sempre in questo periodo stiamo in questa situazione di chiusura, di oppressione, quindi i pettorali sono veramente tanto contratti, quindi vanno allungati, tesi e soprattutto va sentito questo movimento. Bene, ok, adesso piano piano. Sempre per stimolare la nostra propriocezione, andiamo a fare delle piccole circonduzioni con il moncone della spalla. Quindi sentiamo questa circonduzione dietro, poi proviamo anche a farla in avanti. Bene. Non vi dico la numerazione, cioè non vi dico la quantità degli esercizi, perché è importante che voi sentiate
cosa avete bisogno in quel momento, perché oggi magari avete bisogno di pochi stimoli, un giorno che vi percepite più tesi, più contratti, sentite che avete proprio la necessità di far durare questo movimento un pochino più a lungo, quindi l'ascolto del proprio corpo è al primo posto. Le circonduzioni si fanno indietro, poi piano piano si circonducono in avanti le spalle, prima la destra e poi piano piano la sinistra. Bene, quando appoggerete la mano sulla spalla e qui sentirete la clavicola, percepirete tante sensazioni ed è importante andarla a memorizzare. Benissimo, e adesso piano piano andiamo a fare una bella circonduzione del braccio destro e sinistro. Vi ricordo che le circonduzioni degli arti superiori vanno fatte prendendo in considerazione la posizione della mano, quindi il braccio va ruotato, pollice indietro, verso il basso e poi così l'articolazione è libera di muoversi qui, si circonduce e là. Molto bene, molto bene. Ah, circonduciamo le braccia, prima una e poi l'altra. Prendiamo aria, poi giù fuori aria, inspiriamo ed espiriamo ancora una volta. Ah, benissimo, poi apriamo le braccia, le andiamo a chiudere e lentamente andiamo a ruotare il busto leggermente da un lato in modo da far tirare la porzione laterale alta della schiena, quindi sentirete tirare dietro la scapola. Ah, poi magari riuscirete a percepire una sensazione di allungamento in quella precisa zona dove avete maggior tensione, maggior fastidio, maggior carico. Quindi sta anche a voi sentire qual è il punto, qual è l'altezza. Una volta trovato, si rimane, lì, si fanno delle respirazioni, e sull'espirazione ci adagiamo e ci allunghiamo ancora di più. Sento tutta la mia parte posteriore che si sta detendendo. Ah, bene, andiamo dall'altra parte, allungo le braccia, già sento la parte posteriore che si allunga, man mano che ruoto sento un maggiore intervento a livello scapolare, lo sentiamo proprio nella parte alta. La curva logicamente non è bassa, devo flettere tutto il busto, ma devo flettere solamente la parte più alta. Quindi sentiamo tirare all'altezza della scapola, man mano che rimango sento che le fibre muscolari, tutti i tessuti, i connettivali, eccetera, lentamente si detendono e ci respiro sopra. Ad ogni respiro lascio a lungo, sento che si detende ancora. Quando abbiamo anche qua percepito una bella distensione, andiamo a riaprire, e là. Poi è importante cercare di aprire le spalle. Andiamo a inspirare ed espirare. Inspiro, apro la gabbia toracica, do spazio ai miei polmoni, al mio respiro. Poi sembrano banalità, ma fanno la differenza. Bel respiro. E là. Adesso piano vorrei riprendere anche l'allungamento del pettorale, quindi magari appoggiamo la mano su una parete e andiamo ad allungare quella che è la zona della muscolatura pettorale, grande e piccolo pettorale. Appoggiamo il braccio. Per questioni di ripresa, non so se vengo ripresa totalmente, mi dicono di sì. Allora, appoggiamo l'avambraccio all'altezza della spalla e la gamba omolaterale avanza, dopodiché facciamo una piccola rotazione solo per mettere in tensione i muscoli. Ah, e qui espiriamo, piano piano prendiamo aria ad ogni respiro. Si espira e sento che il muscolo piano piano cede,
logicamente lo faccio da un lato, piano piano. In teoria, quando si fanno gli esercizi di stretching, bisognerebbe rimanere almeno 12 secondi, ma noi rimaniamo quei 15 secondi o anche qualcosa in più, sempre perché noi stiamo sul nostro percepire. Stessa cosa dall'altra parte. Mi dispiace darvi le spalle, ma comunque la sensazione è sempre quella. Si blocca il braccio su una parete, su un mobile, su un armadio. E poi piano piano, portando avanti la gamba omolaterale, si avanza leggermente in modo da far tirare appunto il pettorale. Si prende aria e poi lentamente si espira. Piano piano prendiamo aria e poi lentamente si espira. Molto bene. Quando abbiamo percepito l'allungamento, andiamo a rilassare le braccia. Andiamo a allungare un braccio, sentiamo l'allungamento, lentamente scendiamo piano 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 e ritorniamo. L'altro allungo, sento la tensione verso l'alto, piano piano scendo, cedo, mi allungo, bel respiro e là, bene. Prendo aria, poi piano piano espiro, sento la distensione di tutta la parte laterale del busto. Possiamo appoggiare anche il braccio qui sulla gamba e piano piano rimaniamo. Si sente l'allungamento anche dei muscoli laterali, quindi gli obliqui, eccetera, eccetera. Ok, poi lentamente possiamo fare una piccola intrarotazione per far un allungamento e distensione anche della parte un pochino più posteriore laterale del busto. Ah. Sento che piano piano i muscoli si detendono e andiamo a ripetere il tutto dall'altra parte. Ah, mi sento proprio stiracchiata, allungata di qua. Allungo, un bel respiro. Espiro, allungo, 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 poi lentamente scendo, sento che l'allungamento arriva qui fino al mio meraviglioso ilio. Sento che piano piano cede, prendo aria e poi lentamente rimango. E poi piano piano intraruoto. Sento anche qui che la distensione è leggermente un po' più posteriore, piacevolmente. Non si devono mai sentire dolori, ma semplici distensioni, allungamenti. E poi lentamente si ritorna. Sento già meglio. Ok, andiamo a fare un qualcosa per la colonna. Quindi andiamo a estendere il tratto rachideo, quindi tutta la colonna, e poi ci andiamo a rilassare. Quindi allungo, estendo, sento questa estensione, questo allungamento assiale della colonna, e poi lentamente andiamo a rilassare, abbandonare e decontrarre. Quindi inspiro, spingo il vertice, il punto vertex del capo è un punto antropometrico, e poi lentamente scendiamo giù. Quindi inspiro. Piano piano, adesso prendiamo aria, manteniamo questa sensazione di allungamento, quindi andiamo a dare tono ai muscoli paravertebrali e continuando a spingere questo punto verso il soffitto, quindi noi tendiamo verso l'alto, andiamo a espirare. Lentamente si espira e poi piano piano ci rilassa. Bene, un bel respiro. Espiriamo mantenendo l'allungamento. Ancora una volta. Prendiamo aria. Piano piano abbassiamo le spalle. Espiriamo. Ancora una volta. Spalle, spingo sulla testa. Espiriamo. Benissimo. Ok. Altro esercizio che possiamo fare stando in piedi, semplice, di facile esecuzione, appoggiare le mani sul nostro addome, a questa zona, proprio ai lati dell'ombelico, del nostro magnifico onfalo.
Andiamo ad attivare il trasverso dell'addome, quindi inspiriamo, sentiamo l'addome che si espande e lentamente andiamo a ritrarre. Inspiriamo ed espiriamo. Piano piano, inspiriamo ed espiriamo. È importante andare a stimolare il nostro trasverso dell'addome perché adesso è collegato un altro muscolo importante e meraviglioso che è il diaframma che si trova proprio tra i due spazi toracico e addominale. Andiamo a fare un'altra bella inspirazione addominale e torace e giù, piano piano espiriamo. Ancora un'altra bella inspirazione addominale e poi lentamente espiriamo. L'ultima volta, una bella inspirazione, si espande l'addome, si prende aria, si prende ossigeno e poi lentamente si espira e si ritrae. Quando si fa questo movimento, vi accorgerete delle prime volte che ci contraiamo, poi pian piano, magari facendoci l'abitudine, automatizzando il movimento, sarà esclusivamente della parte addominale e vi accorgerete che le spalle saranno più rilassate e decontratte. Quello è un compenso che piano piano andiamo eliminando, ma solo con la ripetizione e solo con l'ascolto del proprio corpo. Benissimo, per questo, dopo questo esercizio andiamo a concludere e vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione dove faremo soprattutto gli esercizi per scaricare le gambe e gli arti inferiori, sempre in virtù di questo periodo. Quindi vi ringrazio, salute e movimento, alla push-up come sempre.